Dio non ci ha dato uno spirito di timore, di paura, ma di forza, d'amore e di correzione. Cosa ti sta spingendo questa mattina? Cosa ti sta spingendo a fare le cose che stai facendo, che fai? È lo spirito di paura oppure no? Hai paura del tuo futuro? Hai paura di non avere successo in qualcosa? Hai paura di non essere allo standard, all'altezza della situazione per cui ti sforzi di essere a quel livello? Oppure ti stai muovendo per fede, per lo spirito della fede? C'è un altro versetto in Romani, capitolo 8, che parla proprio di questo tipo di atteggiamento e ci dà anche una spiegazione molto importante. Ci dice che noi abbiamo lo spirito di adozione, non abbiamo più lo spirito di paura. Infatti è scritto così. Capitolo 8, versetto 15. Voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, di servitù, per ricadere nella paura. Ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Vedete l'opposizione, lo spirito di paura, lo spirito di schiavitù, invece lo spirito di fede, lo spirito di adozione. È molto importante che tu impari a vivere come un figlio di Dio, sapendo che Dio è dalla tua parte, che le promesse di Dio sono per te, che Lui ha promesso di prendersi cura di te, ha promesso di darti sapienza, di darti forza per compiere la sua opera, per non solo nel ministero, ma anche nel lavoro normale, diciamo così, materiale. Dio è dalla tua parte. Quindi cosa ti sta spingendo? Perché se ti spinge uno spirito di paura o di servitù, il servo deve lavorare per avere un qualcosa in cambio, per essere nelle grazie del padrone. Il figlio è già nelle grazie del proprio padre. E si muove da questa posizione. Quindi tu puoi guardare le difficoltà dall'alto verso in basso e guardarle come colui che è stato benedetto dall'amore di Dio, dall'amore del Padre. Quindi occhio, questa mattina ti voglio invitare a stare attento, a non farti muovere, a non farti spostare, a non farti guidare dallo spirito di servitù, di paura, ma muoviti per fede, lo spirito della fede. Io so che Dio mi guida, Signore, cosa facciamo insieme oggi? Al lavoro, al ministero, nelle relazioni, in tutto quello che fai. Perché tutto ciò che non viene da fede, dice la Scrittura, è peccato e noi non vogliamo vivere nel peccato. Per cui questa mattina ti voglio invitare a guarda un attimino il tuo cuore, cosa ti sta spingendo? Se c'è il drive, la forza che ti muove, se c'è qualcosa in questo che è basato sulla paura, basato sulla condizione che temi di poter avere nel futuro, io ti voglio invitare veramente di cuore a fermarti un attimo e dire: Signore, tutto quello che farò oggi, che voglio fare, voglio farlo per te, con te, è mosso da questo spirito di adozione. Sei figlio di Dio, sei figlia di Dio, non sei uno così. Un orfano che gira per questo universo. Dio ti ha chiamato a essere suo, ad appartenere a Lui. Bene, ti abbraccio e ti rileggo questo versetto nel salutarti. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, basta con la paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo. Abba, padre, papino. Quindi noi siamo figli di Dio, lo Spirito Santo ce lo attesta. Quindi muoviti come un figlio, non più come un servo. Ti abbraccio, che Dio ti benedica.